Siamo a Castellaccia, in provincia di Reggio Calabria. Quest'oggi si parla di olio, ma si parla soprattutto degli impianti per la realizzazione del prodotto finale dell'olio. Con noi abbiamo il dottor Celletti, che fa parte della HouseMed. Naturalmente è colui il quale si occupa in tutto il mondo di apparecchiature dalle quali ovviamente si estrae l'olio. Sì, House, che è una multinazionale, ha creato proprio appositamente per l'olio una divisione e quindi vuole dedicare tutti i suoi sforzi in modo mirato all'olio, e oggi siamo qui per inaugurare un bellissimo impianto presso i fratelli Scalea di Castellace, un impianto tecnologico molto avanzato per la produzione di olio. Rispetto al passato, in cosa si differenzia questo moderno impianto? Beh, questo è un impianto che, come sentirete poi nella presentazione, si occupa di diverse cose. La prima è quella di offrire una possibilità concreta di ridurre l'olio che va nelle stanze, quindi grandi potenzialità rispetto al passato. Poi rispetto all'ambiente, perché recupera l'acqua. Ci sono moltissimi aspetti tecnologici che si differenziano con il passato, che ovviamente vanno a favore sia di chi compra l'impianto, sia di chi gestisce il mondo dell'ambiente, sia di chi gestisce le energie, perché ci sono anche dei risparmi energetici di cui occuparsi. E sicuramente anche un risparmio di tempo rispetto ai vecchi impianti. Beh, naturalmente, questo impianto alle mie spalle è un impianto di 3 tonnellate e 3 l'ora, quindi capisce che lavorare 3.000 kg in un'ora vuol dire fare il lavoro molto velocemente, con minor dispendio di energie anche mentali e fisiche, perché quando dobbiamo fare un olio buono dobbiamo fare tutto in fretta, perché poi le olive diventano nere, insomma ci dobbiamo sbrigare, e questo è un impianto fatto apposta. Con lei c'è il Deus Ex Machina, il presidente, colui il quale ovviamente ci dà la possibilità di conoscere House. Certo, con noi c'è il presidente, l'ingegnere Aki Gozuglu. Lo vedete che è giovanissimo, ma in questa azienda di 400 dipendenti ci sono 200 ingegneri come lui. Lui è un ingegnere meccanico, specialista in idraulica, e questa è un'azienda giovanissima, gente che lavora, che si dà da fare, proiettata verso il futuro. Parliamo ovviamente dell'azienda attraverso l'ingegnere, parliamo di quelli che sono anche i progetti futuri di questa azienda, sempre nel campo delle macchine olearie. They would like to know what's the future of ours for olive oil machinery. What do you think about which are the projects that you are really soon to give to the world? Of course, House has a big R&D group in his company, and we are especially working on how to reduce the electric consumption, how to increase the performance, the yields of the machines, and of course reducing the water that we are using for the plants. So three parameters we are working on: the efficiency of the machine, the electric consumption, and the reducing the water consumption. So this will be the three topics. House, come si può immaginare, ha un enorme dipartimento di ricerca e sviluppo, e i loro sforzi sono dedicati verso tre direzioni: il risparmio di energia, il risparmio del lavoro, e soprattutto ci si preoccupa moltissimo del risparmio di acqua. Sappiamo che oggi in Calabria è uno dei pochi impianti in Italia, forse il primo in Italia o nel centro-sud Italia. They say that this is the first in Calabria, the first plant in Calabria and one of the first in Italy. Yes. Why this situation? Why we are just this one? Why you arrived right now in Italy? Later. Yes. Because we have just met with Dr. Celletti, and we are able to come before here, but we would like to set a good basement, which the building, the construction will continuously grow. So that's why we waited, that we feel ourselves that we are at a good basement. That was the idea that we are late. Questa non è un'azienda solo commerciale, è un'azienda che fa cultura, e fino a questo momento, lo ringrazio, non aveva trovato una persona
come me che si occupa anche di cultura nel mondo dell'olio. Il loro approccio è un approccio molto pragmatico, non si limitano a fare degli sconti commerciali come fanno altri, ma si occupano di cultura, si occupano di insegnare come migliorare la qualità dell'olio, come migliorare la vendita dell'olio, come migliorare tutto quello che è il mondo dell'olio. Non è soltanto un'azienda che si occupa di aspetti commerciali, un piccolo sconto e si fa tutto. Quindi quello che è il marketing aziendale e quelle che sono appunto le nuove tecniche per migliorare l'approccio col cliente. They say that you, in any way, you take in account also the marketing of regarding the our clients, the house clients. Is it right? Yes. Sì, è corretto. Loro si occupano anche di marketing, nel senso che vogliono aiutare il cliente a posizionare meglio l'olio che faranno con le nostre macchine. In Italia, oltre questo impianto, quanti ce ne stanno? Abbiamo un impianto nel Lazio della stessa capacità, dello stesso tonnellaggio, che è stato comprato dal cliente in modo autonomo. Il signor Ceccarelli, che sta vicino Roma a Canneto in Sabina, ed è un impianto che lui ha selezionato dopo moltissime ricerche e valutazioni, e di conseguenza per noi è come un primo figlio, no? Una persona di cui abbiamo estrema fiducia e ci ha fatto veramente contenti, perché è stata una scelta sulla quale noi non siamo intervenuti, ha comprato per conto suo. Ci troviamo a Castellace, una delle frazioni del comune di Oppido Mamertina, e naturalmente abbiamo oggi il piacere di scoprire un impianto oleario di eccellenza, il secondo in Italia. Intanto, tra i tanti ospiti, quest'oggi c'è anche il vice sindaco di Oppido Mamertina, il dottor Barca. Dottor Barca, oggi l'amministrazione si trova presente in questo grande evento del suo territorio. Bene, non potevamo fare diversamente, perché come amministrazione comunale siamo sensibili a quelli che sono, diciamo, gli sviluppi economici per il nostro territorio, ragion per cui siamo stati invitati dall'azienda e siamo qui presenti per dare appunto manforte ad un'azienda che è da oltre 50 anni che è sul territorio, l'oleificio dei fratelli Scalea, che in sinergia con questa nuova industria Laos proveniente dalla Turchia hanno installato un nuovo impianto di oleificio per l'estrazione dell'olio d'oliva. È un momento importante per la nostra comunità, perché comunque intanto si aprono sinergie commerciali con paesi dell'estero. Laos è un'industria, un opificio sostanzialmente che è presente in 42 paesi e ha montato diversi impianti in Italia. Questo impianto, questo oleificio che viene oggi installato qui, sostanzialmente è il secondo per il centro-sud, come lei ben diceva. E abbiamo belle speranze, perché si apre una sinergia commerciale non solo da un punto di vista di collaborazione tra i vari partner del settore dell'olio, ma anche nell'ambito di quella che è l'olivicoltura, perché poi si creano quei rapporti, quegli scambi che sono utili al territorio e soprattutto a far crescere la nostra gente di Calabria. Quindi possiamo anche dire che la Calabria va di pari passo alla tecnologia. Assolutamente sì, perché appunto qui c'è un connubio tra quella che è la tradizione e l'innovazione, e pertanto da questo punto di vista siamo ben lieti di promuovere sul territorio queste belle realtà. Siamo con il proprietario dell'oleificio Scalea. Oggi un momento emozionante per l'inaugurazione di un impianto tecnologico che è il primo nel centro-sud Italia. Certo, è un momento un pochettino emozionante per quanto riguarda, diciamo, tutte queste situazioni in cui ci troviamo, diciamo, un nuovo impianto, un impianto tecnologicamente all'avanguardia, un impianto che giustamente va a guardare anche quello che è l'ambiente che ci circonda, un risparmio di energia elettrica, un risparmio di acqua. Complessivamente uno sguardo al futuro. Uno sguardo al futuro. Speriamo e ci auguriamo che le prossime produzioni siano, diciamo, molto più soddisfacenti, perché quest'anno è stata un'annata scarsissima, di pessima qualità come prodotto. Oggi
a Castellaccio e non poteva mancare la presenza del dottor Raffa, il presidente della provincia, che è venuto a curiosare e a complimentarsi sicuramente con i signori Scalea per questo nuovo impianto tecnologico che dà un volto nuovo alla Calabria produttiva e soprattutto al nostro centro sud Italia, perché siamo il primo impianto nel sud Italia, dottore. Sì, in effetti è per dare onore a un'eccellenza della nostra provincia nella produzione di oli. Penso che l'impresa Scalea sia fra quelle che più di altri si è distinta anche nella capacità di innovazione, che è quello che purtroppo forse manca al nostro territorio, quello di saper cogliere le innovazioni che ci sono e soprattutto renderle produttive ai fini di un prodotto che è il nostro olio, sul quale penso ci sia poco da dire. E naturalmente salutiamo anche positivamente la presenza dell'ingegnere Aki, il che vuol dire che anche la Turchia, che spesso viene immaginata come concorrente nella produzione di oli, oggi insieme a noi cerca di trovare soluzioni che vadano incontro a un mercato che deve essere sempre più internazionale, sempre più aperto, ma che tende soprattutto a valorizzare i prodotti della nostra terra. Per noi sono motivi di grande soddisfazione, una sinergia positiva, soprattutto nella produzione di queste attrezzature che sono sempre più all'avanguardia insieme all'ingegnere Celletti, quindi si sta creando un proficuo partenariato che va incontro alle esigenze del nostro mercato.